Ciao Bettes.it, io amo Kiyoshi Kurosawa, un regista che ha fatto tantissimi horror belli, Cure, Pulse, Seventh Code, Spy Movie, che vinse miglior regia al Festival di Roma, quando si chiamava Festival, quando c'era il concorso, fu l'ultimo anno, e vinse lui miglior regia con Seventh Code, che era un bellissimo spy movie, e quindi ero molto curioso di vedere questo spy movie, Spy no Tsuma, ok? Sobeska! E Soka! Dici? E Giappone, Wife of a Spy, Spy no Tsuma di Kiyoshi Kurosawa. Allora, già uno che fa gli horror belli di Kurosawa, che ha fatto gli horror belli di Kurosawa nella sua carriera e che affronta il cinema di genere con questa bellezza, con questa onestà intellettuale, già è un regista che io amo molto. È un film dove a un certo punto la gente scapoccia, nel senso che fa proprio così. Anzi no, l'ho fatto male, fa così. E quindi è un film che ha a che fare con la follia, come anche in Notturno di Rosi, come anche in Macaluso di Emma Dante, ed è un film che ha a che fare con la guerra, col passato. E siamo in Giappone, è il 1940 e siamo nella vita di una coppia, Yosaku Fukuhara. Lui si occupa di attività commerciali, è una specie di manager, di rappresentante, e sta con sua moglie Satoko. Lui è un appassionato di filmini, fa i filmini spy amatoriali, poi li vede con gli amici. È uno di quei film come i due Iwo Jima di Clint Eastwood, che racconta anche il rapporto tra noi a livello familiare, a livello parentale, a livello amicale prima della guerra, e il rapporto tra noi a livello amicale parentale dopo la guerra o nel mezzo della guerra, quando praticamente un amico che c'avevamo sempre a casa, che pensavamo pure che ci provasse con nostra moglie, diventa un ufficiale dei servizi segreti che deve capire se uno è una spia. Chi è una spia qui? Spy no Tsuma, Wife of a Spy. Ma non è che è Satoko, oh. Allora, il film ha tutto sto marroncino, il film è abbastanza intricato, ma nemmeno troppo. Il film ha unghie strappate, a differenza di Tenet, le vediamo. Quando in Tenet te strappano, te tolgono la bocca, ma non la vediamo. Qua le unghie di uno le vediamo. Vediamo anche leggermente delle torture. E sentiamo questo bellissimo giapponese, ai, ai. Cioè queste variazioni bellissime, mi piace tanto quando cominciano a... Poi è meno lamentoso del sudcoreano, il sudcoreano è più ai, ai, ah. Invece mi piace tantissimo il giapponese, io poi chiudo gli occhi e da ignorante quale sono sento tutti sti fonemi interessantissimi. Mi piace molto la variazione nei film di Kitano, mi piaceva tantissimo di questo cominciare a parlare piano e poi queste esplosioni di rabbia. Ed è così, anche qui è così, ma è tutto in due o tre scene, perché poi in realtà siamo in un ambiente borghese, di gente abbastanza composta e pacata, ci si visita a casa. Che cosa succede in Giappone? E qua il centro del film è: ma mio marito tradisce il Giappone o tradisce me? Basta, ragazzi, questo è il centro del film. Oh. Allora, Satoko a un certo punto se lo comincia a chiedere. Perché? Perché Yosaku è strano, eh? Yosaku è, ride, a parte che si veste da hipster anche ogni tanto, ha degli scarponcini tutti fighetti, va in Manciuria, ma all'inizio mi stava molto antipatico. Poi in realtà il film è rimasto anche abbastanza antipatico, e questo è stato un problema, perché in realtà doveva essere migliorato come personaggio o migliorabile. Allora, io sono un cosmopolita, dobbiamo entrare un po' in connessione con quello che ci vuole raccontare Kurosawa. Coppia, la coppia scoppia o durante lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale la coppia si rinforza, no? Si diventa più salda grazie all'ideologia, grazie al parlarsi, ci si può parlare. Ma io ti posso parlare, ma ti posso parlare perché ti sto tradendo o non ti posso parlare perché sto tradendo il Giappone, ma quel Giappone sbagliato, perché io vorrei rappresentare un Giappone migliore. Il film è tutto così, siamo abbastanza nell'ambiguità e c'è un momento di fan footage che mi è piaciuto moltissimo. Kurosawa viene dall'horror, è un grande regista di genere, onesto intellettualmente, sa che cos'è, non ha problemi come tutti i grandi registi a farlo. E quindi il found footage è un termine inglese, ma l'abbiamo inventato noi, Cannibal Holocaust, Ruggero Deodato. Quindi a un certo punto
Ci sono due film dentro il film, i film amatoriali di Yusaku, e poi c'è questo found footage di Yusaku che sempre riprende qualcosa ma in chiave documentaristica. Lì devo dire che Kurosawa è stato bravissimo, perché si sono divertiti un mondo a lavorare su quell'immagine found footage, che non è che diventa, non è lunghissimo, perché non è che lo vediamo per tantissimo tempo, ok? Cloverfield è tutto un found footage, noi vediamo tutto che, come ha fatto poi quella telecamera a sopravvivere a quelle bombe finali, vabbè, insomma è un po' una forzatura di sceneggiatura se ci pensiamo, mentre appunto con Ruggero Deodato avevamo il fatto che veniva trovata quella pellicola, lì conosciamo i found footage, ci piacciono tanto. Blair Witch, ok, l'abbiamo inventati noi, e qua c'è questo momento found footage quando si vedono, che è il momento più bello di tutto il film, quando si vedono le immagini di Yusaku, che non so sti film che lui gira con moglie, con amici, con tutti, dove si diverte a fare un po' il noir americano con i cappelli, le serrature, così, no, è proprio l'orrore di un qualcosa che sta accadendo in Manciuria, ecco perché ci annava Yusaku. E a quel punto Kurosawa è bravissimo, perché l'immagine c'è e non c'è, e noi dobbiamo faticare ed è veramente molto bello quel momento, perché è come se l'orrore contenuto all'interno di quelle immagini, che poi è un orrore ovviamente che è oltre l'immagine ed è nella realtà, e che spinge a una scelta politica, è come se avesse difficoltà proprio a arrivare davanti ai nostri occhi, per quanto è devastante, per quanto è terrificante, per quanto è sorprendente per chi crede nel proprio paese. È un film che parla di questo, ma io devo credere nel mio paese o devo credere in mio marito? Questo è il senso. Che succederà? Io dico che ha sbagliato il finale, che è troppo tenue, perché una storia del genere doveva avere un finale piuttosto, ma per come lui l'ha impostato, quindi c'è una discrasia tra la sceneggiatura e ciò che poi viene messo in scena e l'intensità della messa in scena. Per me è un errore. E poi c'era Merighetti che stava al posto vostro lì ieri, poi c'è stava Marco Montino, stava qua, abbiamo un problema. C'è un problema, come direbbe Maccio, e cioè che non ci stanno gli uomini. Non ci stanno gli uomini, quindi sta coppa volpi maschile, a chi la diamo? E non ci stanno gli uomini alla Mostra del Cinema di Venezia, non ci sono i personaggi maschili, è tutta donne, e quindi io ho visto il film con grandissima attenzione, perché questo è uno dei pochissimi film con un personaggio maschile molto presente, ma nonostante Issei Takahashi sia simpatico, secondo me la sua recitazione è abbastanza sbagliata e il personaggio di Yusaku non lo porta alla coppa volpi. Quindi però l'ho visto con maggiore attenzione, perché ieri c'era Merighetti che stava là e diceva: ma chi la diamo sta coppa volpi maschile? Forse la gente del KGB, che è meno stronzo degli altri, dica ai compagni con Cialoschi, perché per il resto non ci stanno praticamente proprio, non è che non ci stanno grandi prove maschili, non ci stanno i maschili proprio nei film di sta mostra. Ciao Bad Taste, Kurosawa, Spy Not Tsuma, Wife of a Spy, 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in concorso. Ciao!